Oggi siamo qui a raccontarvi due nuovi sistemi di finitura per pietra spaccata. Tutto naturalmente comincia con il primus e adesso vi faccio vedere. Adesso procediamo con l'applicazione di Segui il tuo istinto. A questo punto possiamo procedere con la lavorazione di pietra spaccata come abbiamo già visto in tanti altri film. Ecco, questo è adesso il momento della lucidatura. Un piccolo trucco aggiungiamo oggi. Se volete rendere la lucidatura un po' più semplice e più morbida, lo spruzzino. Spruzzate un po' d'acqua sulle creste e la lavorazione diventerà più semplice e morbida. Un altro impiego importante di questo spruzzino, nel caso in cui il prodotto si strappa, basta bagnarlo un po' e ripassarlo in senso contrario e immediatamente il lavoro si appiana e torna molto bello. Ecco, è quasi asciutto, si cominciano a vedere delle macchie bianche, è il momento di dare una bella compattata per avere l'effetto lucido superficiale. Eccoci qua, pietra spaccata, adesso è asciutta, ha le sue parti lisce e le sue parti lavorate. Qui andremo a sviluppare delle finiture un po' particolari, un po' raffinate e anche un po' ricercate. Ma tutto comincia con una base di gioia che noi andremo ad applicare, due passaggi diluiti al 30%. Due passaggi perché sono più facili, diluiti, che non un solo passaggio puro. Quindi riteniamo di suggerire questa soluzione. Possiamo procedere. Già bello così, però diamogli una seconda mano che lo uniformiamo completamente. Allora, questa pietra spaccata abbiamo dato gioia, a questo punto non assorbe più e possiamo andare a lavorare per fare delle colorazioni un po' particolari. Da questa parte la facciamo più semplice e da questa parte invece la facciamo molto creativa e artistica, lasciandovi la possibilità di sviluppare quello che voi volete anche in termini di colore, anche se sul campionario vedete diverse possibilità di utilizzo. Quindi cominciamo da qua, applicheremo un colore, un grigio, e andremo a infilarlo dentro nelle venature. Quindi con una spugna mettiamo il colore dentro nei buchi, negli avvallamenti. Mentre con una spugna bagnata andiamo a ripulire e a togliere tutte le eccedenze che si sono invece posate sulla parte liscia. In questo modo abbiamo questa profondità, questa vena colorata. Questo è stato facile, un colore, un bel grigio, abbiamo questa vena nella pietra spaccata, il marmo è bianco ma c'è questa vena grigia. Adesso andiamo verso la complessità, quindi una vena di diversi colori. Qui si libera la creatività ma noi vi diamo delle indicazioni precise. Adesso vi facciamo vedere come arrivare a questo risultato. Quindi cominciamo con un'applicazione di questo color ruggine che fa da fondo per le successive lavorazioni. Anche lui diluito al 30%.
Ecco, adesso abbiamo questa bella vena marrone dorata che è in una pietra spaccata ci sta da Dio, ma andremo adesso a fare un disegno di una vena invece nera. E qui ci vuole un po' di abilità, quindi molta attenzione, mettiamo il colore e poi con la spugna bagnata andiamo a toglierlo, in modo di proprio dare questa sensazione di vena che percorre la parete. Spettacolo, eh? Qui entriamo nel mondo dell'arte, però come avete visto non è impossibile, ci vuole un po' di determinazione, un po' di edizione e viene questa vena davvero spettacolare. Comunque dentro di voi c'è la voglia di fare, di creare, di sperimentare. Qui c'è un'applicazione semplice ma molto raffinata e qui c'è un'applicazione invece un po' più complicata ma estremamente creativa. Entrambe queste lavorazioni vanno finite con vetro, che lo diamo sempre a spugna, lo diamo puro, purché sia di una produzione dell'ultimo anno. Se invece è di una produzione precedente, lo diamo diluito. A questo punto questa parete è finita.